Ciao ragazzi, qui Matt, benvenuti sul canale YouTube. Sono contento di essere tornato perché era un po' che non postavo e oggi eccoci qui con un nuovo video. Come mai ho deciso di fare video di Pokémon? Perché alcuni di voi si domanderanno, forse sono impazzito. Sicuramente sì, il motivo lo spiegherò nel video che farò e appunterò in bacheca, se si dice così, insomma, lo farò più avanti. Fatto sta che è per me una passione, perché mi piacciono un sacco, infatti ho un sacco di carte, e un investimento. Ma oggi siamo qui per parlare dell'argomento del momento, evoluzioni etere. A settembre è questo, insomma l'hype è uscito il 27, se non sbaglio, di luglio. L'altro argomento interessante sono le bustine che escono negli Happy Meal dei Pokémon. Infatti io farò un video dove mi sfonderò di Happy Meal per prendere un sacco di bustine. Detto ciò, guardiamo il box. Allora, il box è piccolino. Questo è il primo box che apro, quindi io me li immaginavo più grossi. Sono quelli da 36 bustine. C'è Umbreon, il Rayquaza, penso che si chiami Sylveon, e questo è tutto. Vedete che è ben sigillato e andiamo ad aprirlo. Ok, eccolo qua. Come si aprirà? Così. Oh, si alza. Ecco qua le 36 bustine. Questo molto carino, lo mettiamo qua. Ed ecco qui gli artwork. Vediamo Rayquaza, che è il mio preferito, Umbreon secondo, Duradalon terzo, anche se boh, non mi fa impazzire, sembra un palazzo. E poi Sylveon, spero che si chiami così, sennò sto toppando di brutto. Comunque, bellini insomma. Carini. Quali carte vogliamo trovare qui? Noi siamo alla ricerca, ovviamente, di Rayquaza. Rayquaza, quello alternative. Perché ce ne sono un po' di Rayquaza. VMAX, V... ce ne sono un sacco. Però quello alternative che vale sui 700 euro all'incirca. L'altra bella è quella di Umbreon alternative. Poi ci sono tante altre carte, sempre le evoluzioni di Eevee che stanno sui 200, così. Poi c'è il Rayquaza VMAX che sta sui 180, mi sembra. Comunque, forse ora sto sbagliando, vi lascerò tutto scritto. Non voglio rubarvi tempo, ma ho pensato a una cosa figa, nel senso che non l'ho mai vista negli altri video. Le bustine, ragazzi, hanno un peso. Quelle che pesano di più, cioè che voi ci crediate o no, probabilmente ci trovi dentro la carta che ha valore. Quindi ogni video che farò, peserò le bustine e vi farò vedere i pesi delle bustine e aprirò prima quelle più leggere e poi quelle più pesanti per fare un qualcosa di particolare. Fatemi sapere nei commenti se vi può sembrare una cosa saggia. Queste qui pesano 19.6/19.7, quella destra. Quelle a sinistra pesano 20 e ce ne sono due o tre che pesano 20.1. 20 bustine esatte che sono leggere, possiamo dire, e a questo punto ce ne sono 16 che sono pesanti. Fate le vostre considerazioni, ora finalmente andiamo a sbustare. E cominciamo da quelle leggere, direi. Così se volete saltarvi la prima metà del video, fatelo. Ma non scoprirete mai se dentro quelle leggere non c'è niente. Beh, direi di cominciare con Rayquaza. Ovviamente, ragazzi, anche io vi regalerò il codice. Quindi, codicino. 1, 2, 3, 4. Il gioco è 4 e poi 2. Poi andiamo, vediamo un Sableye. Lotad. Veramente orribile. Hitmonchan. Mi piace. Colpo rapido, bellino. Cutielfi, Eevee, Energia, Shelgon, Medaglia degli Elementi, Bicchiere di Scambio, abbiamo un Flotti, seconda bustina con Sylveon. Scoprirò alla fine del video se si chiama Sylveon oppure no. 4. Cerco di fare veloce come fanno tutti quelli sul web perché giustamente ve ne sbattete le balle. Insomma, di stare a guardare 3 ore di video. Energia. Sono contento comunque perché è il mio primo pack box. Flappy. Flappy un po' brilluccicante, raro. E Appletoon. Mamma mia che strana questa carta, ragazzi. Sono tutte e due orribili. Cioè, questo è una specie di drago
di terra obeso. Perfetto. E apriamo la bustina con Duravalon. Poi vedrò, ragazzi, se tagliare dei pezzi di video, ma lo farò sicuramente, perché insomma direi che... Rotolo del drago dentuto, non dentato. Piroar, questo che mi piace. Fluffy. Phoebus, una specie di Magikarp, insomma, piragna. E Edegos. Tra l'altro, se volete comprare un pesino, io l'ho preso su Amazon e l'ho pagato 9 euro. Drowsy, bello. Mare, mi piacciono i Pokémon, quelli insomma originali, possiamo dire. Carvanha, sembra un altro piranha, mi sa che sono presi bene con i piranha. Flabébé, energia, chiappa Pokémon giocattolo, medaglia luna e sole, Krustel, Florges, raro, raro, carino questo, non lo so perché mi piace, e Southland. No, sono l'unico che rovina le carte. 2, 3, 4, insomma. Adesso vedi che trovo il veramente quella su carta super rara. Krygonal, Zorua, Swablu, Oppip, Wobbuffet. Ah, questo qui è quello Wobbuffet, è quello di Team Rocket. Energia, quello che ogni volta che Pikachu gli manda l'onda rimanda indietro l'energia, la forza specchio. Sono sul pezzo. Krustle, rotolo del drago volante ancora, mi sta sui coglioni questo qui, è veramente, tra l'altro, boh. Ace-Q, il pinguino col cubo. Altaria, Altaria, ma non lo so se mi piace. E no, ragazzi, non ci credo. Altaria, tutte e due Altaria. Fatemi sapere anche nei commenti se vi piace questo discorso di aprire prima quelle che pesano meno e poi quelle che pesano di più, perché comunque io mi sto un po' annoiando per adesso, perché insomma non ho trovato niente. Lotad, Rufflet, Pumpicabo, mamma mia, una specie di zucca di Natale con i capelli, orribile. Energia, Ricombe, Laburno, pure questo allenatore io non l'ho mai visto. Skiplum, Lilligant e Pinsir. Pinsir era numero 1. Io faccio vedere i codicini. Se attivate la campanellina, sicuramente chi arriva prima meglio alloggia. Questo lo sappiamo. Qui mi sembra di aver visto qualcosa. Non so voi. Tentacool, Emolga, Lillipup, Applin, Pikachu, il mio primo Pikachu dei video. 49 di 203. Energizza. Energisfera, tutto energetico. Energia. Ardier, che penso che sia quello che sta in mezzo tra Lillipup. Mi sembrava di averlo visto questo. Galleria commerciale, Palpitoad, Litleo. C'è la prima. C'è la prima. Vediamo qual è, ragazzi. 51 di 203. Sembra VMAX. Jolteon VMAX, ragazzi. Jolteon VMAX. Bellina. Vorrei dire se è centrata, ma quelli che dicono se è centrata no mi sembrano degli sfigati, perché io non riesco a capire come cazzo fai a sapere se è centrata. Però bellina, la mettiamo nella sleeve, perché sono bello organizzato, sleevettona, e lo mettiamo qua. Quindi, ragazzi, per adesso abbiamo trovato una carta che pesava dentro, cioè che pesava, una bella carta dentro le bustine non pesanti, ma c'è da dire che l'altra carta però non era holo. Cioè, cazzo, 20 sono tanti. Vediamo se in quanti ci sbagliamo. Allora, qui mi sembra di non aver visto, mi sembra di aver visto qualcosa. Wobbuffet, Bagon, Scraggy, Drowsy, Bergmite, Energia, Tentacruel. Bello Tentacruel, mi piace. Mi piace, mi piace anche il disegno, l'artwork. Come siamo English. Ghiacciolo della fortuna, ragazzi, cioè non ha senso di esistere. Però il ghiacciolo azzurro, quindi ha senso. Ha senso, il mio ghiacciolo preferito, che non si trova mai quando vai a prendere i ghiaccioli, non c'è mai, cazzo, è incredibile. Braviary, Dream Ball mi piace, la palla del sogno, ragazzi, la palla del sogno.
non è raro. E abbiamo un Zygarde. Wow. Ipno, che tra l'altro, ragazzi, mi piace un sacco questo Ipno, mi piace, ma sotto c'è qualcosa. Abbiamo la 28 di 203, ragazzi, è una V, è azzurrina, e il Gyarados V, bellina. La mettiamo vicino al nostro amico Jolteon. Comunque da segnalare che per adesso Ipno mi sembra la più carina di tutte, tra quelle inutili. E abbiamo un Kyurem che non avevamo ancora trovato, è sempre un drago, insomma qui ci sono tanti draghi, ho letto, è il ritorno dei draghi, bellina. Codicino. Pumpkabu, Tentacool, Emolga, Lillipup, Applin, Energia, Ursaring, Scrafty, Trolley di salvataggio, Maschera degli Spiriti che mi piace, porterà bene? Porterà bene? Tropius, basta. Sadly, Lotad, Hitmonchan, QTF, Eevee, Energia, Ursaring, Lanturn, Galleria Commerciale, Slaking, mi piace, non so perché mi piace, colpo singolo, e un Drampa raro, con, non è holo, ma c'ha, un bello sfondo coloratino. Alla fine del video vi mostrerò un eventuale omaggio che farò a chi commenterà questo video. In questo video facciamo solo chi commenta, ne scelgo uno a caso, poi nei prossimi video magari mi inventerò tipo una gara, qualcosa di, insomma qualcosa per dare un senso. Palpitoad, Smeargle, andiamo avanti, non ci fermeremo mai. Ovviamente fatemi sapere anche nei commenti, insomma, dei consigli per migliorare il video, per fare qualcosa che vi può piacere. Boldore, Tentacruel, Bagon, che un po' mi piace, e Tievul, che strana faccia furbetta che c'ha. Mancano 6 pacchetti leggeri, per adesso su 14 pacchetti abbiamo trovato 2 carte. Qui mi domando, ma chi vende le bustine sciolte, no? Le peserà o non le peserà queste bustine sciolte? Sarà giusto o non sarà giusto pesarle in edicola? Glossifur, Ampharos, e quel che sarà sarà. Eevee, che mi piace un sacco, tra l'altro ha preso tantissimo piede, infatti in questo box ci sono 3000 evoluzioni di Eevee, sono tipo 7-8. Boh. Flapple, carta più orribile, però è sempre drago. Vabbè, insomma abbiamo 4 box da aprire, abbiamo tre box da aprire di evoluzioni etere, ma ho preso anche delle tin di Kanto e anche il box di Marnie, che costa 50 euro se lo volete, fatemelo sapere nei commenti. L'ho visto battuto su Katawiki a 102 euro più la commissione più la spedizione, 25 euro di spedizione, robe da pazzi. Shelgon e Tivul vicino, 1, 2, 3, 4. Scraggy, Drowsy, Marep, Dwabble, Carvanha, Energia, Energia Tesoro, Vigoroth che non avevamo mai trovato, un Pirohar, un Lotad e un Milotic. Penultimo pacchetto, facciamo un record di velocità. Codicino, Carvanha, Pumpkabu, Deino, mai trovato, Cinchou, Litho, Energia, Flotti, Rotolo del Drago Dentuto, Ardier, Ace Q e di nuovo il Pinsir. L'ultima bustina con Umbreon. Adesso qua dentro troviamo Umbreon Alternative. Mi ribalto dalla sedia. Drowsy, Marep, Dwebble, Carvanha, Flabébé, Energia, Laburno, Acchiappa. Oh oh, vabbè, ormai ho spoilerato. Ah no, Caverna dei Cristalli, Nuzallief, Ampharos di nuovo. Ragazzi, le bustine leggere sono finite. Sono finite e su 20 bustine abbiamo trovato 2 carte interessanti, tra cui Jolteon V Max, che era insieme a niente altro, e Gyarados V, che non mi ricordo, riguardate il video, se era insieme a un'altra carta brillante che può pesare un qualcosa in più oppure no. 2 su 20, ragazzi, 10%.
Ora apriamo quelle pesanti. Cominciamo sempre con Rayquaza perché noi ci crediamo. Codici: Timpole, Hippopotas, Craggy, Fletching, Glossifur, Energia, Tentacruel, Hippodown, Grinta di Licris, Medaglia degli Elementi carina e Regieleki. Due brillanti, ma niente interessante. Lillipup, Hippopotas, Feebas, Glossifur, Wubat, Energia, Bicchieri di Scambio, Braviary, Fluffy, Cinchou e Raichu. Deluso. La terza, ragazzi, però adesso stiamo andando malissimo, mai vista una roba del genere. Davvero incredibile. E ok, questo mi sento che è quello giusto, ragazzi. Slakot, Sidot, Lubdish, Vagon, Pumpkabo, Energia, Medaglia Luna, Crustle, Palpitoad, Medaglia Luna e Sole. E c'è qualcosa, ragazzi, non è un alternative, però è la 122, è una V ed è Duraludon. Ho chiamato sempre Duradulon, ragazzi. Duradulon, il Pokémon palazzo che sprigiona questa energia sferica dalla bocca, straincazzato. Colpo singolo, carina, deluso perché insomma a me le V, insomma ce ne sono un paio di V che mi interessano, ma questa e onestamente anche Gyarados non sono fra quelle. Codicino: Swablu, Flavebè, questa non l'ho mai vista, Roggenrola, Bergmite, Nikit, Energia, Fletchintyr, Skiplum, Boldore, Tievul e Jumpluff. Ragazzi, Jumpluff, ma cosa possiamo chiedere di più di un Jumpluff colpo rapido? Però così spendi 600 euro di box per Jumpluff, non credo. Scraggy, 750 compresi gli altri, tra l'altro costano un sacco, ragazzi, non fatevi prendere la malattia, ma compratene ancora di più di me. Cerchiamo di portare avanti i Pokémon e farli diventare più grandi di Google. C'è qualcosa, ragazzi, c'è qualcosa, è la 100 di 203, è sempre una V. Fango bomba, Garbodor, ma cosa cazzo è? Ma è una melma. E ovviamente l'abbiamo trovato noi. Grazie, ti farò sicuramente gradare, per insegnarti le buone maniere. Hoppip, Tentacool, Zorua, Marep, Teddy Ursa, Energia, Medaglia Luna e Sole, Profumina e Gardevoir andrebbero d'accordo. Boldore, Dream Ball, che mi piace, ci porterà fortuna. Ragazzi, questa mi sembra carina. Ragazzi, è una V, ma non è tutta nera intorno, è un po' strana. Antico Gelo, mamma mia che delusione, ragazzi. Arctowish, ma cos'è? Boh. No. Vagon, Scraggy, Drowsy, Bergmite, Pentitil, Energia, Guanti da Scavo, Swubat, Ursaring, Bergmite e ce l'abbiamo, ragazzi, una V, la 94 di 203 e Umbreon V, ragazzi, bella questa, bella, molto carina. Su Cat Market, se non ricordo male, sta sui 45, poi scenderà perché vabbè, è appena uscito il box. Comunque una bella carta, contento di averla trovata. Codice: questa gratta, c'è qualcosa. Nikit, Lillipup, Hippopotas, mamma mia che schifo di carta, Feebas, Glossifur, non gli darei una lira a questo pack, Ardier, Golduck, Hippodon, Medaglia Fiocco, ragazzi, è una VMAX. Ragazzi, è Rayquaza VMAX. L'abbiamo trovato! Rayquaza VMAX. È qua, ragazzi. Rayquaza VMAX. Non ho parole. Cioè, se non trovo nient'altro, sono contento. Cioè, guardatela.
Guardatela ragazzi, è troppo bella. Troppo bella, ve la avvicino un po' perché veramente è stupenda. Adesso sto facendo un macello qua. Troppo bella. Ho fatto pure un macello perché mi si stava scaricando il telefono che ho appeso sopra la testa perché era Iquasa VMAX. Tanta roba ragazzi, tanta roba, bellissimo, bellissimo, non è alternative ma sti cazzi. Va bene qualunque cosa. Hydreigon e Flappy. Hydreigon l'avevamo trovato, carino, un altro drago. Avalug e Talonflame. Talonflame. Non sta funzionando comunque questa cosa del peso, devo dire. Poi fate voi le vostre considerazioni. Zubat e Lilligant. Dai Uraldulun, dobbiamo fare di meglio. Cutielfly, Eevee, Psyduck, Timepole, Bubat, Energia, Piroar, Medaglia Luna e Sole, Profumina, Sidot e Drampa ancora ragazzi, e Drampa. Ultimi tre pacchetti ragazzi, ultimi tre pacchetti. Ne abbiamo trovate 7 sono tante. Litleo, Swablu, Flabebè, Rogon, Rola, Bergmite, Energia, Hippopodon, Scrafty, Lanturn, Smeargle. C'è Smeargle qua ragazzi, Smeargle. Io non lo so in un box quante se ne possono trovare, devo vedere altri video. Hopip, Tentacool, Zorua, Marep, dai dacci qualcos'altro, una sola carta ci basta. E un Pinsir, ne ho 3 di Pinsir, ragazzi, ne ho 3. Hopip e non c'è nient'altro, ragazzi. C'è un Giggle, un Gigalit che non avevamo ancora trovato e così finisce il nostro box. Ecco il resoconto finale, ragazzi. Direi che sono molto soddisfatto dell'Umbreon V, Rayquaza VMAX, il Jolteon VMAX. Non abbiamo trovato alternative. Non abbiamo trovato allenatori strani. Carino Gyarados, carino Duraludon, queste due qua orribili. E niente, fatemi sapere nei commenti secondo voi se è andata bene o no. Per concludere ragazzi, questo è l'omaggio che farò in questo video. Una cartolina originale degli anni 90 di Ash che firmerò e scriverò primo video, insomma. Niente di particolare, niente di così ambito, però se la volete scrivete nei commenti e iscrivetevi al canale perché questo è un nuovo canale, parlo anche di altro, parlo di investimenti, insomma caricherò un video a settimana che riguarda i Pokémon come ho già detto, ci saranno tante novità, ogni settimana spacchetterò qualcosa e niente, grazie per la visione ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!